Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore e inserite il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo, e poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi farà avere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti ragazzi, qui è FortiGamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Negli ultimi tempi molte persone mi stanno dando diverse idee sui contenuti di portare su Fortnite e un tizio mi aveva scritto: ehi Fortu, perché non provi a giocare utilizzando esclusivamente delle armi primitive? Quindi tutte le armi che sono craftabili da ossa fondamentalmente. Ho detto perfetto, che brutta sfida per me e che sfida divertente per voi. Quindi dato che ci piace vedere io che sclero, ho deciso di portarla. Ah, tra l'altro finalmente a brevissimo uscirà anche il video del mese in arena che mi state chiedendo tutti, quindi keep it up boys. Mi raccomando ragazzi, lasciate un like per questo video perché... cioè, così mi ricresce la barba. Ma soprattutto iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. E mi raccomando, attivate la campanellina. Io vi lascio al game. Allora, raga, io ho pensato che andando un po' nei burbs noi avremo la possibilità di trovare più ossa e quindi di poter craftare le armi nel caso ce ne fosse la necessità. Probabilmente l'unica cosa che si farà con le ossa sarà menarmi. Però noi proviamoci comunque. Una pozza grande subito qui. E quasi quasi ve la prendo. Potrebbe non essere una cosa intelligente perché c'ho la pozza grande ma non le armi. Effetto dei materiali. Ok. Un'arma che posso usare. Ottimo. Primal rifle e due pozze grandi. Cos'è tutta questa fortuna, Fortnite? Mi devi comunicare qualcosa. C'è un'hacker in partita. Quindi andiamo con una certa cautela, eh. Armi di questo tipo, ragazzi, che si possono craftare, non le posso usare, o c'è un tipo? Ok. Oh! Come hai usato? Marip, ci avevo quasi creduto. Ma questo era un fan, dite? Ma che infame. Sono morto, ragazzi, ora questa vita. Palesati nei commenti, tu lurido. Come hai usato? Come vi dicevo, ragazzi, non posso prendere nessun'arma che non sia già stata upgradata nella sua versione di ossa, quindi nella sua versione primal. Questo sarà un grave problema perché vorrà dire che, ad esempio, anche i fucili a pompa li dovrò trovare, ragazzi, solo nella loro versione specifica. E non è una cosa semplice, a meno che io non prenda magari ora questo fucile a pompa, lo metta qui, non lo utilizzi, e poi lo crafterò per ottenere il primal shotgun. Oh, che cosa? Ok, c'è un tizio lì. Ok, mi ha visto. Ma ce ne sono due. Oh! Oh! Brother, ce l'hai in testa? No, non vorrei, non vorrei. Tanto ora questo tizio mi ruba la kill, palese. Ah, ok, no, la kill me la sono presa, mi fa piacere. Però ora questo tizio me lo trova in testa. Ho finito i materiali, che cosa divertente. Mamma mia, meno male che ho smirato. Sono morto, ok. Ah, ma mi hanno sparato dall'altro lato, lo sapevo che sarebbe finita così. Sono sopravvissuto ancora per mirare. Vabbè, GG, ciao. Andrew, for gaming cost, for tryharding, Andrew. Allora, calmi, ragazzi, calma. State calmi. Ok, sono calmo io. Palese. Palese. Ok, un tizio è atterrato praticamente sulla mia zona. Mi fa piacere, un'altra arma che non posso usare. Bella, broderie. No, questo è lo stesso di prima. È lo stesso di prima. Io non mi faccio prendere in giro di nuovo. Guarda, ti clappo. Ti clappo. È lo stesso. È lo stesso che prima mi ha trollato. Stesso nome. Mi farò trollare due volte. Oh, oh, oh. Vabbè, sì, ciao, che è questo? Allora, calmi tutti, voglio capire un attimo una cosa. Ma tutte queste costruzioni belle, fighe, di dinosauri, di ossa di dinosauri, si possono rompere? E se le rompo, mi danno ossa? Sì, mi danno ossa, ottimo. Stavolta sono stato fortunato, ma gli altri game che ho fatto, ragazzi, vi assicuro che questa fortuna non è da dare per scontata. Ok, ottimo, questo lo posso craftare dopo. Me lo tengo assolutamente. Se riesco a trovare altre 4 ossa, ci vado molto bene. Come loot iniziale è particolare. Particolare, non ottimo però. Per ora va bene. Bella, ok, fantastico, perfetto. Tu hai qualcosa da darmi? Niente ossa, serio? Peccato. Ok, perfetto. Lui aveva un primal rifle. Dov'era? No, ok, non era un primal rifle. Dai. Un altro banchetto, ok. Mi manca solo un osso, ragazzi, solo un altro. Ok, un altro osso abbiamo fatto, dai. A posto. Craftiamo subito, ragazzi, il nostro primal shotgun epico. Ci piace? Ci piace, ci piace. Tu puoi darmi qualcosa, tizio? Per caso. Ossa. Stonchissimo. Bella, frate. T'ho svaligiato. Mi serve subito un assalto ora. Immediatamente. Cavolo. Spari. Sì. Ah, un bot. Eliminiamolo in fretta perché c'è pure un primer rifle. Leviamocelo da mezzo. Non c'è problema. Cerchiamo di non farci fare danno perché mi sembrerebbe anche un po' stupido. Ok, va bene. Strano, non vedevo un bot, ragazzi. Lo sapete da, credo, qualche settimana. Non mi lamento, figuratevi, non sia mai. A posto, a livello di ossa stiamo messi una bomba. Mi mancherebbero solo dei fucili craftabili migliori ora. Altre ossa. Immaginate qualcuno che veda questo video decontestualizzato. Cioè, ok, io che dico altre ossa, cioè, qui tantissimo. Ah, cavolo, ma qui sta ancora... che è stato? Io credo che qui ci...
Fortnite. Ok. Il tizio è salito. Ok. Che cosa divertente, brother. Guarda, molto complimenti. Complimenti, clappiamolo. Tutta sta gente che nel nickname si mette il sito viola. Cioè, ragazzi, chill, è un gioco. Ok, da qui. Ah, peccato. Questo mi blocca? Per poco, credo di no. Che sta a sparare? Oh, cavolo. Quest'arma è scarica? No, ok. Adesso lo vedo traiardone, però. No, altra gente. Sarei molto tentato di andarmene. Credo che mi convenga. Ciao, brother. Mi spiace. Qui non ci resto. Sì, sì, sì. Vai col tuo scaretto, vai. Spara, spara. Non mi conveniva, raga, semplicemente. Come fa? Come? Come? Secondo quale logica? Non mi conviene fightarlo. Cioè, è inutile. È troppo lontano, raga. Faccio prima se lo lascio in safe. Bello sto taxi. Vabbè, comunque. Mi servirebbe qualche cura. Potrei eliminare velocemente questi... Dai, facciamolo. Anche se faccio sicuramente casino e mi faccio notare, mi servono un po' di cure per la vita. Velociraptor in basso. Il tizio poi è rimasto nella tempesta. Quanto godo. Se lo merita. Cavolo, qui sta un botto di loot. Fatemi vedere se sta qualcosa di utile. No, in realtà no. Vabbè, cure e materiali. Ok, li stanno fightando. Peccato che ho finito tutte le mie. Ho anche sfondato le gambe. Ok. Il tizio che c'è qui si sta palesemente curando e siamo rimasti in tre. Non so quanto abbia senso pushargli. Ma io evito quasi quasi. Lasciamelo passare. Ok, perfetto, si sono visti. Scusatemi un attimo, perché quel tipo non sta venendo sparato dall'altro tizio? Come funziona sta cosa? Sta cosa un po' mi puzza, Stanno salendo sulla montagna, però. Tanto il tizio che stava più dietro sa che c'è un'altra persona. Quindi lasciamoli fightare, perché tanto sanno le posizioni a vicenda. E poi ci intromettiamo noi. Volendo c'ho pure due shockwave per arrivare più velocemente. Quindi lasciamoli fightare. Cioè easy proprio. No. No. No, i raptor no. I raptor no. Bella raga, posso aggiungere? No, no. Ok, mi sono aggrappato. Non ci credo. No, 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 non volevo fare questo. Che genio. Vai, c'è pure un raptor che gli dà fastidio. Vai, 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 vai. No, ma come fa? Come è fatto? Secondo quale logica è riuscito a eliminare il raptor e anche il nemico? Cioè a costruire più che altro. Ti è convenuto, frate? Non lo so, secondo me no. Bella, GG, broderigno. Quindi partita vinta solo con armi primitive. Vabbè ragazzi, come era facilmente prevedibile, questa sfida era più per lo sclero che per la vittoria in sé. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un like così mi ricrescerà la barba. E soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E noi boys ci becchiamo alla prossima.